Salve a tutti, io sono Mattia Gosetti, leader e compositore dei Sirgaus, un progetto musicale rock sinfonico che racconta delle storie attraverso delle operette teatrali ambientate nel territorio in cui vivo, ovvero le Dolomiti Bellunesi. La nostra prossima opera rock si intitola La Bales de Canon ed è un racconto musicale che inizia qui, a Cibiana, nel 1500. Il paese di Cibiana si potrebbe supporre sia nato 1500 anni fa. Durante gli scavi effettuati per ricostruire un borgo distrutto da un incendio nel 1836, furono ritrovate delle monete di epoca longobarda. Ciò potrebbe farci ipotizzare che l'abitato fosse già presente al tempo delle invasioni barbariche nel 500 d.C. Per via della sua posizione geografica, distante dalle principali strade del Cadore, per anni Cibiana ha vissuto una condizione di isolamento. Poi, nel 1912, venne costruito un forte sulla cima del Monte Erite. Grazie a questo, arrivarono per la prima volta in paese l'attuale strada carrozzabile e la corrente elettrica. Nonostante questo, dal 1400 fino al 1700, cioè durante il periodo del Serenissimo Dominio, il paese ebbe un'importanza notevole per via delle miniere di ferro, grazie alle quali Cibiana divenne un importante centro per l'estrazione e la lavorazione del minerale. La Bales de Canon, così venivano chiamate in ladino, il dialetto locale, si fabbricavano in loco, in un forno costruito nei pressi del torrente Rite. Con gli scarti del ferro, in particolare con la materrozza, l'avanzo della colata che attraverso un foro entrava nello stampo, i fabbri locali si specializzarono nella produzione di chiavi, un artigianato per il quale Cibiana è famosa ancora oggi. Tra i commerci e le battaglie della Repubblica di Venezia, questi oggetti hanno viaggiato per il mondo. Proprio per questo ho voluto raccontare di un viaggio possibile di queste palle di cannone attraverso il Mediterraneo di quel periodo. A metà del 1500, la Serenissima tocca la sua massima espansione. È la più estesa repubblica marinara e la sua moneta, lo zecchino d'oro, decide il bello e il cattivo tempo in Europa. Ma nel 1570, un'imponente flotta ottomana, la più grande mai vista fino ad allora, minaccia la pace nel Mediterraneo, iniziando un'invasione allo scopo di conquistare e convertire l'Occidente. La guerra inizia a Cipro con l'assedio di Famagosta, nel quale l'eroe veneziano Marcantonio Bragadin, che nel nostro caso sarà interpretato dal bravissimo cantante bellunese Valeriano De Zordo, difende la città per quasi un anno con poche migliaia di soldati contro centinaia di migliaia di invasori. La città portuale verrà conquistata e Bragadin sarà torturato e scuoiato vivo. Ma il suo sacrificio non fu vano. Il lungo assedio permise alle nazioni d'Europa di unirsi in una Lega Santa, una flotta egualmente potente che sconfisse gli ottomani nella battaglia di Lepanto. Tutto questo è La Bales de Canon, la nostra nuova opera rock di prossima uscita. Un ringraziamento particolare va a Lino Dacol, storico e ricercatore appassionato della storia di Cibiana, che mi ha aiutato a scoprire questo mondo delle palle di cannone. E un altro ringraziamento va a Agostino De Zordo, autore del libro Sotto i spighi dei Rohan, le cui parole sono state per me fonte di grande ispirazione.